Che l'acquisto che più le piace è un Titi, che è un giocatore abbastanza potente e che è un bravo calciatore. Allora, entonces Tony, están dos presidentes de Peña que te saludan, Vittorio Pegone de Torino y Alessandro Esposito de Bergamo, que están... Un abrazo a los dos cracks. Alessandro dice, con esto entrenador, con estos jugadores podemos ganar todo, con questo allenatore, con questi giocatori possiamo vincere tutto, quindi... Stiamo esperamos che vamos a ganar, come si dice qua, c'è troppa carne al fuoco, vediamo. Sì, acá dicen, presidente, hay demasiada carne en el fuego, hay que ver ahora el resultado. Lo que está claro es que lo que es el aficionado, lo que son las peñas, estamos 100% detrás de este equipo. Y por animar no faltará. Lo que es el aficionado y las peñas haremos nuestro trabajo y después depende de los jugadores. Certo. Dice presidente que gli aficionati alle peñe faremo il nostro lavoro, poi l'altro. La ultima pregunta che arriva da Antonio Galletti da Bologna. Dal Gallo. Da Antonio Galletti dalla città di Bologna per Tony è: Tony, para ti puede estar un jugador italiano que puede jugar un día nel 11 del Barça? C'è un giocatore italiano che un giorno può giocare nell'11 del Barça? Un nuovo Zambrotta. Ecco, un po' Zambrotta Albertini. Vabbè, tengo un amigo mio che è scout jugador, también para el Fútbol Club Barcelona. Y él me comenta que hay un par de jugadores que juegan en la Serie B que ya están hablando para llevárselos al Barça B. Dice el presidente que c'è una que en este momento no le viene un nombre, pero dice que c'è un amigo suo que le comenta siempre que ci sono en Serie B un paio di calciatori que potrebbero andare a finire al Barça. Ma aveva circolato il nome di Berardi quest'estate, un attimo, ti ricordi? Berardi dell'altero del Sassuolo, però Alessandro Esposito dice... Verratti, ecco, lo dice anche Giuseppe, Tony Verratti. Il mitch campista del Paris Saint-Germain. Un crack che già stato un paio di volte nella lista del traspasso. Sì, Verratti. Podría jugar perfectamente nel Barça, es un jugador que gusta mucho. Perfetto. Tony, la ultima pregunta e poi, poi parliamo del mondo peñístico. La battaglia del Sabamés. La grande battaglia del Sabamés del domingo passato. In un momento ha tenido miedo che muchísimos goles que hemos fallado, un disparo del Athletic Club e prendevamo il gol e finiva 1-1, empatamos el partido. Ha tenido miedo. Hai avuto paura che potevamo pareggiare, no? Yo, la sensación que yo tenía en ese partido es que el Barça no estaba jugando al 100%. Ah, ecco. Yo creo que si hubiésemos encajado un gol, que el ataque, la presión del Barça hacia el Bilbao hubiese sido increíble. Dice el presidente que lui aveva la sensación de que no es que estábamos giocando al 100%, que ese el Atlético Bilbao se faceva un gol lì e la situazione diventava molto molto diversa. Molto molto diversa. Però per fortuna Messi falló dos. Sí. Messi falló dos que normalmente no suele fallar y Suárez incluso uno a puerta vacía. Exacto. Que le pegó a la grada. Sí, yo creo que eso era por relajamiento. Sí, vabbè, pero como diceva Lucho en el su comento, ovviamente è l'inizio di stagione, non è che si sta ancora
al 100%, e inoltre mancano calciatori, come decía Lucho en su comentario después del partido, no es que está que estamos al 100% y además faltan algunos jugadores. Sí, sí, es cierto. Tony, la prima cosa è che insomma, a nome della Pegna di Roma, ma credo a nome di tutte le pegne che, di lingua di italiane, ti ringraziamo per il sostegno che ci hai dato come presidente della federazione, ma anche come tutta la giunta direttiva, durante questi brutti giorni che viviamo del terremoto che ha subito il centro Italia. Quindi un grazie di cuore, Tony, perché sui social network la federazione ha fatto, insomma, c'è stata vicina, e questo per noi è molto importante. Vai, Alberto. Sì, beh, io credo che lo ha entendito perfettamente. Ha entendito? Sì, sì, no, okay. Io desde la posizione della federazione, però credo che qualsiasi essere umano di qualsiasi sitio del mondo che enviaron tutto l'appoggio, tutto il cariño. Y bueno, apoyaros y pasar este mal momento que nos ha tocado vivir. Es una pena, es algo muy, muy fuerte, y en ese momento lo que puedes hacer es enviaros el calor de toda la gente. Dice il presidente che in un momento così, diciamo, diventa un obbligo morale per una persona dare un po' di affetto, un po' di amore alle persone che stanno subendo una tragedia come questa del terremoto. Passando al congresso che c'è stato il 10 di agosto a Barcellona, il congresso mondiale delle pegne del Football Club Barcellona, c'è un dato importante che finalmente la federazione mondo delle pegne, la zona mondo, ha approvato uno statuto e un regolamento interno. È un fatto storico importante, un regolamento di ben 7 articoli dove c'è la vita e la gestione di una federazione che vede pegne in tutti i continenti del mondo. Vai, Alberto. Vabbè, in questo ha entendido, ha entendido, Tony. Sí, sí, ah, ok, no, okay, perfecto. Yo en primer lugar quiero agradecer a la Peña de Roma y al presidente, a Massimiliano, el haber estado presente en el congreso. Aprovecho para que desde aquí envíe un tirón de orejas a las demás peñas que no han estado. El año que viene os espero a todas ahí. Allora, dice il presidente. Hay presidentes de peñas italianas escuchando, ¿eh? Sí. Dice il presidente, anzitutto ringrazia a la Peña Blaugrana de Roma, a Massimiliano, que è stato presente. Envía un saludo a tutte le peñe che non hanno potuto essere presenti, no? Le peñe italiane. Un tirón de orejas. Y un tirón de orejas por no estar presente. Tirarle de orecchia a quelle che non sono state presenti, no? Vabbè, ci avranno avuto qualche problema, evidentemente. Certo. Si no han podido estar es porque han tenido algún problema, si no, no creo que no hayan tenido la voluntad de... Sí, claro. Además que me consta que, por ejemplo, como Antimo no ha podido venir, que le han hecho una operación. Sí. Y me consta que otros no han podido venir. Pero yo aprovecho y lo digo, ya que tengo el medio aquí de la radio de Italia, hay que aprovechar. Exactamente. Después, referente a lo que comenta Massimiliano de la reunión, sí, hemos podido aprobar la normativa interna de la federación. Massimiliano, lo has visto que todo se hace de una manera muy democrática. Molto democrática. Sí, dice el presidente que se ha podido aprobar esta normativa, dice que es una normativa molto democrática. Todo se vota con las peñas presentes y tras una reunión de 5 horas y media,
pudimos concretar el documento que ahora se aprobará. Dice que con las votaciones de Tute, Le Pen y el presente, una reunión que durada 5 horas y media, dice, se ha podido fare un documento che verrà approvato. Esattamente. Tony, la federazione ha una nuova pagina internet, pagina web, e ha anche ha creato anche un'importante app che della federazione, che si può scaricare sullo smartphone. Tutto questo permette di essere al pennista della Federazione Mondo, ma anche alla giunta direttiva delle Pegne, di essere in contatto una tra l'altra e più vicino alla giunta direttiva della Federazione? È così? Corretto. Sì, l'idea era di costruire una pagina web. Perdon? Sì, sì. Sì, sì. No, que la idea era construir una página web de la federación en que todas las peñas estuvieran afiliadas. Automáticamente ha creado la app que va conjunta con la web, y la idea es de que mediante ese medio todo el mundo esté informado de las actividades que hace cada peña. Después, cada peñista se puede afiliar mediante la app y la web a la peña de su país y puede estar recibir información directa de su peña. Allora dice el presidente que la idea de fare questa pagina web è importante, perché automaticamente ogni peñista in qualche parte del mondo si può informare dell'attività di tutte le altre peñe, di tutte le cose. Così che inoltre con questo nuovo app si ha accesso direttamente a tante cose, capito? È in contatto direttamente con la giunta direttiva. Bueno, después lo interesante para una peña propia, como la Peña Roma, por ejemplo, uh-huh. o la Peña de Milán, o nosotros mismos, al tener el... podemos enviar la información directamente a los teléfonos portátiles de los periodistas. Dice el presidente que en questo senso è importante anche perché de questa maniera se può inviare direttamente, per esempio diceva, come esempio la Peña de Roma o la Escuela de Milán, se può inviare direttamente al telefono del peñista informazioni, e quella è una cosa importantissima, evidentemente. Además, el siguiente paso que estamos trabajando ahora es, por ejemplo, si las peñas de Italia se juntan y encuentran un sponsor, tienen una plataforma mediante la página web Zona Italiana, donde pueden demostrar al sponsor que, mira, tenemos tantos de miles de afiliados a las que le va a llegar la información. È una via di ingressi per la Peña Scarfo. Allora dice il presidente che inoltre questo per esempio le peñe, no, che cercano uno sponsor, no, possono dimostrare con questa maniera possono far vedere al sponsor, guarda, abbiamo questo, c'è una piattaforma, diciamo, che uno la può far vedere, e quello è molto importante, perché una cosa è andare a dire a parole, un'altra cosa è mostrare i fatti. Esattamente, è una cosa molto importante. Tony, l'ultima cosa che ti chiedo, la ultima pregunta. El presidente, después le ponemos la alfombra blanca, así se puede ir tranquila. Poi le mettiamo il tappeto bianco, così il presidente può andare. Ci sono oramai tre tipi di comunicazione in tre continenti diversi, che le peñe del Barça stanno creando, e la Radio Barça Italia a Roma, ma in tutta Italia,
c'è